Ma salve, buon godo day, buon godo day. A forza di vedere la Svinodel mi sono messo a cantare pure io, è una cosa incredibile. Ma allora, buon godo day e bentornati su un nuovo incredibile episodio delle quattro chiacchiere di Godo. Come avrete visto, questo nuovo arco narrativo incredibile sta riportando finalmente le quattro chiacchiere di Godo come una volta. È da dicembre che non riesco a registrare più di un episodio di quattro chiacchiere di Godo in poco tempo. Mi sembra un sogno essere tornato a questo regime, però come avevo raccontato, gennaio e febbraio sono stati mesi pieni di impegni non godosi, ma che si sono rilevati alla fine godosi anche loro. Adesso che sono più libero posso tornare a registrare le quattro chiacchiere di Godo, perché per i gameplay io in un giorno registro anche 4-5 episodi, le 4 chiacchiere di Godo ne riesco a registrare uno completo quando vengo qui, perché tra copioni, fai costumini a loro due e se non li fai bene si incazzano pure, sono cattivissimi loro due. Spero di rimanere con il regime di un episodio di 4 chiacchiere di Godo a settimana, la vedo difficile, però almeno una settimana sì, una settimana no, sarei soddisfatto, vedremo in cosa riuscirò a combinare. Comunque, di cosa parleremo oggi? Parleremo incredibile di Hazbin Hotel, una serie che ho adorato, una serie che per far mettere a cantare, parliamoci chiaro, uno come me, che io il canto proprio no, siamo come gli enigmi in Poppy Playtime, cioè siamo proprio due cose, una a destra e una a sinistra, cioè riuscito a farne fare una cosa del genere, vorrà di qualche cosa. In questo video godoso parleremo di Hazbin Hotel, parleremo del fenomeno Hazbin Hotel, parleremo dell'autrice, parleremo di come è iniziato tutto il fenomeno Hazbin Hotel. Torneranno finalmente su Se Scheletro, che come avete visto dopo lo special, ora che sono finite circa tutte le questioni che avevano a che fare con il King e Compagnia Bella e quel bruco cattivo che non lo vedremo mai più, sono tornati carichi come non mai, infatti sono tornati i costumini. E ho fatto dei costumini per Su Se Scheletro. Che mamma mia, che mi sa che non vedete i costumi di Su Se Scheletro addirittura dal video di Squid Game, pensate da quanto tempo. Comunque fidatevi che ne valsa la pena, perché sono veramente carini. Una cosa la voglio dire in questa intro: l'importanza che ha avuto Hazbin Hotel. È una serie carina, le canzoni sono bellissime, il design dei personaggi è bellissimo. La cosa extra, che secondo me va sempre detta di Hazbin Hotel, è che secondo me Hazbin Hotel rappresenta la realizzazione di un sogno. Con realizzazione di un sogno intendo che anche le idee più strampalate, se coltivate bene con determinazione e impegno, possono diventare delle grandissime soddisfazioni e soprattutto si possono avverare. Perché se avete visto la storia di Hazbin Hotel, partendo da un semplice episodio fatto su YouTube, tra l'altro sponsorizzato da tutte le persone che credevano in VVN, sono riuscito a fare l'episodio pilota. E vedere che da quel semplice episodio, che ci ha avuto più di 2 anni di lavoro, tra animazione, dare le voci ai personaggi e tutto, vedere che in pochi anni si è arrivati ad avere una serie su Amazon Prime. Voi mi direte, ok, sono 7 episodi, però scusate, me coglioni. Ricordiamo che le tematiche di Hazbin Hotel sono anche tematiche, insomma, importanti. Quindi essere apprezzato dal grande pubblico, secondo me, è un'immensa soddisfazione. E veramente la realizzazione di un piccolo sogno. Quindi, che ne sapete voi se un giorno il Godoverse, che adesso è questo universo lontano, lontano, e voi di vicino vicino vedete solo queste creature strampalate che mi perseguitano ogni giorno, cosa ne sapete se un giorno voi accendete la televisione e vi trovate con Godoverse TV live ogni sera alle 21? Cosa ne potete sapere? Bisogna sempre credere nei propri sogni. E con questa massima incredibile, direi di partire con questo episodio incredibile. Sigla e si parte. Ed eccoci qua nella nostra incredibile scrivania. Vi faccio vedere subito un piccolo upgrade che, mamma mia, vi starete chiedendo che diavolo è quella cosa lì. Semplice, è un accendino. Questo è un vecchissimo accendino che ormai non funziona più. E dato che assomiglia a una macchina fotografica e sta in piedi, mi ricorda la mia perenne vita da cameraman quando lavoro con loro. In memoria dei vecchi tempi metterò questo piccolo simbolo da cameraman. Incredibile, pazzesco e assurdo. Passato che di fatto continua, perché quando filmo loro io devo tornare a essere il vecchio cameraman. Ma ormai, come avete visto, mi sono messo davanti alla telecamera a sfidare il Godo per se stesso per dimostrare che anche un povero e semplice camera. Anzi, in questo caso il vostro povero Zoe può fare delle cose incredibili. E direi di partire con il video di oggi. Hazbin Hotel è una serie televisiva americana di genere potremmo definire comedy musical, una commedia musicale con tematiche leggerissimamente horror, concepita da Vivien Medrano, conosciuta anche sul web come Viz Pop. E proprio su Vivien volevo dire alcune cosine. Infatti, la nostra Vivien è sia un'animatrice, una scrittrice, una regista, una produttrice e addirittura una doppiatrice americana. Come vedete, il suo curriculum è bello grande. Oltre ad essere famosa
famosa ovviamente per la creazione di Hazbin Hotel, è famosa sia per il suo spin-off, che tra l'altro sta continuando a uscire su YouTube, o una media di un episodio ogni 3-4 mesi, e fidatevi che dietro ogni episodio c'è un lavoro incredibile, che si chiama Il Luva Boss, che tra l'altro mi sono visto recentemente ed è veramente, veramente bella. Infatti quando finirà la seconda stagione sicuramente ci farò un video, perché è veramente, veramente bella. E l'altra serie che, per la quale è diventata famosa, si chiama proprio Zoofobia, che è un po' la serie che l'ha fatta diventare famosa all'inizio sul web. Infatti, prima di lanciare proprio il suo canale, dove trovate tutti gli episodi di Luva Boss, che si chiama Vizzy Pop su YouTube, il suo primo canale si chiamava proprio X Zoofobia Ax, che presentava animazioni proprio per la serie di Zoofobia. Questa serie non l'ho sinceramente recuperata, perché dovrebbe essere un webcomics. Infatti, probabilmente in futuro, se riuscirò a leggerla tutta, ci potrei fare anche un video su di lei, così da completare una trilogia dedicata a Vivien con Hazbin Hotel e Luva Boss e ovviamente Zoofobia. Invece il suo canale vero e proprio, chiamato appunto Vizzy Pop, è nato nel 2012 su YouTube. Quando è che, diciamo, Vivien ha cominciato ad avere quel boom di successo? Potremmo dire intorno al 2014, quando ha pubblicato un video musicale animato per una canzone chiamata Day Young di Kesha, che ha accumulato ben 50 milioni di visualizzazioni in pochi anni. Grazie al successo di questa canzone è diventata famosa sul web agli occhi di un pubblico molto più grande, che l'ha cominciata ad adorare sia per le sue animazioni, sia per le sue opere originali, proprio per lo stile dei personaggi. Poco dopo Medrano fondò addirittura il suo piccolo studio di animazione, chiamato Spindle Horse Toons, e grazie a questo studio YouTube ha visto nascere l'episodio pilota di Hazbin Hotel e tutta la serie di Luva Boss, che tra l'altro, se vedete i primi episodi di Luva Boss, nello specifico la prima stagione rispetto alla seconda, vedrete un boom a livello grafico dello stile dei personaggi, nelle animazioni in generale, e mi fa solo sperare che se ci dovesse essere magari una terza stagione di Luva Boss, potrebbe essere ancora più bella da vedere, e fidatevi che è bellissima, soprattutto se pensate che un aiuto grande nei confronti dell'episodio pilota di Hazbin Hotel è stato fatto proprio dal Patreon di Vivien, nella quale moltissima gente ha donato e grazie ai soldini guadagnati è riuscito a finanziare il suo piccolo progetto. Infatti, se facciamo un confronto all'episodio pilota e il primo episodio ufficiale della serie di Hazbin Hotel, potrete notare delle differenze nello stile anche qui rispetto a Charlie, e voi direte, beh, minchia, rispetto a prima è un grande passo avanti, ma se voi pensate l'impegno e l'amore che c'è stato, tutto questo è incredibile. Nel 2019 esce Il Luva Boss, pubblicato sempre su canale YouTube, che avrà un successo galattico, e nel 2020 Hazbin Hotel è stato scelto per una serie completa proprio dal gruppo A24 è una società di intrattenimento che, insieme allo studio di animazione Bento Box Entertainment, in collaborazione con Amazon Studios, sono stati tutti parte fondamentale nella creazione della serie di Hazbin Hotel, che bisogna dire tanto di cappello Amazon Studios, che ha creduto in questo progetto ed effettivamente dai numeri che ha fatto è stata già confermata la seconda stagione. Ai vertici di Amazon Studio devono essere stati veramente soddisfatti per il successo di Hazbin Hotel. E chi lo sa se un giorno in futuro potremmo vedere anche una serie sul Luva Boss? Concludo questo discorso dicendo che la serie sarebbe dovuta uscire nell'estate del 2023. Ovviamente a causa dello sciopero degli attori e per altri problemi interni la serie non è più uscita nell'estate del 2023, ma è stata spostata a gennaio 2024, che forse alla fine è stato pure un periodo migliore per farlo uscire. Ma arriviamo alla ciccia. Qual è la trama di Hazbin Hotel? La nostra storia inizia con Charlie Morningstar, principessa dell'inferno, figlia di Lucifer e di Lilith, che ha un sogno veramente difficile da realizzare. Il sogno realizzabile di Charlie è creare un modo per fare in modo che le anime dei peccatori possano trovare un modo per essere spiate e finire in paradiso, che, come dire, è un'idea un pochettino assurda. E per realizzare questo processo gli viene in mente di creare un hotel chiamato proprio Hazbin Hotel. E perché Charlie vuole fare questo? Perché essendoci una sovrappopolazione di gente nell'inferno, il paradiso che fa? Ogni tot tempo subisce letteralmente uno sterminio da parte di angeli sterminatori guidati da Adamo, Alice Forever, che stermina metà inferno, e giustamente Charlie è stanca di vedere la propria gente sterminata. Quindi Charlie è stanca di vedere questo sterminio e vuole provare a fare qualcosa. Secondo voi come finirà la condivisione del suo sogno su una televisione pubblica infernale? Ovviamente gli hanno riso tutti in faccia. L'idea dell'hotel è straordinaria, perché vi dovete immaginare questo magari peccatore che ha commesso crimini terribili all'anima sporca, entrando nell'hotel e comportandosi bene, facendo anche atti semplici, può magari redimere la sua anima e magari finire in paradiso successivamente, evitando di essere sterminato da Adamo. E qui c'è una piccola differenza. Infatti il primo episodio della serie si svolge una settimana dopo gli avvenimenti, se vogliamo, dell'episodio pilot. Perché nell'episodio la nostra Charlie è incoraggiata da Vaghi, che è la sua fidanzata, che tra l'altro ha un passato molto susso che scopriremo tra poco, decide di presentare pubblicamente in un telegiornale dell'inferno il suo progetto. Lei racconta questo progetto di voler provare a redimere le anime dei peccatori, di voler creare
questo hotel, e ovviamente, come potete immaginare, il pubblico gli ride in faccia, perché ovviamente per tutti quanti l'anima di un demone non può diventare buona e non può di certo arrivare in paradiso. Ad aspettare Charlie e Buggy in hotel c'è Angel Dust, questo demone lussurioso e peccaminoso che nell'episodio pilota ti fanno vedere che sta già cominciando a cambiare, quando in realtà anche lui ha un passato tristissimo, e lo scopriremo nella serie. Tornate nell'hotel dopo essere state derise da mezzo inferno, abbiamo la conoscenza di uno dei personaggi più belli di tutto Hazbin Hotel, nonché nella mia top 3 dei personaggi migliori, cioè Alastor the Radio Demon. All'inizio Charlie e Buggy non vogliono far entrare Alastor dentro l'hotel perché è leggerissimamente un personaggio sus, però alla fine decidono di farlo entrare, e Alastor lo dice chiaramente che l'idea di Charlie è ridicola e gli ride praticamente in faccia. Alla fine decide di aiutare la nostra Charlie, e di fatto questo rimane uno dei misteri, se vogliamo, più sus, cioè perché Alastor di fatto aiuta Charlie. Vedendo la prima stagione si possono fare delle idee molto più sus, anche col suo legame con Lilith per i 7 anni che è sparita, bla 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 bla. E per far vedere che crede nel progetto di Charlie, gli presenta due personaggi che impareremo a conoscere in tutta la serie, che sono Nifty e Ask, anche loro due dal passato molto sus. Ma all'improvviso l'hotel viene attaccato da un personaggio incredibile, colui che alla fine della fiera vincerà la scommessa di redimersi, forse, chi lo sa, niente po' di meno che Sir Pentus, che tra l'altro, piccola chicca, lui era nato come personaggio one off, quindi un personaggio che doveva esistere solo nell'episodio pilot, ma in realtà non doveva avere uno spessore così grande come nella serie. Ma alla fine, con un colpo di schiena, anzi un colpo di coda, lo ritroveremo anche nella serie. Ovviamente il suo attacco finisce malissimo perché Alastor è leggerissimamente potente, distrugge il povero Serpentus e tutti sorridenti tornano a casa. E l'episodio pilot finiva proprio con loro che tutti contenti tornavano nell'hotel. L'episodio numero 1 è molto simile, solamente che è ambientato una settimana in avanti. Questo che vuol dire che tutto il disastro che Charlie ha fatto al telegiornale c'è già stato. Infatti l'episodio numero 1 della serie inizia proprio con Charlie e Buggy che guardano da questo edificio incredibile l'inferno distrutto da tutti gli angeli che continuano a uccidere demoni, con Charlie che promette a Buggy che questo sarà l'ultimo sterminio che l'inferno subirà, perché l'Hazbin Hotel funzionerà e le anime dei demoni si convertiranno da cattive a buone, se così possiamo dire. Ma oltre a fare promesse a Buggy, la nostra Charlie farà un piccolo passo in avanti già dal primo episodio. Infatti, mentre nell'inferno c'è il caos perché si stanno riprendendo dallo sterminio che hanno appena subito, Charlie riceve una telefonata proprio da suo padre, perché le chiede di prendere il suo posto nell'incontro annuale con il paradiso. Ovviamente Charlie accetta immediatamente, ci va e incontra Adamo, il primo uomo, leader di questo gruppo di angeli sterminatori che ogni volta scende a sterminare mezzo inferno. Charlie cerca di parlare con Adam, che è un personaggio stravagante, che oltre a prendere per il culo Charlie in continuazione e raccontare quanto è grosso il suo amore per il rock, deride ovviamente tutto il progetto di Charlie. E qui c'è una delle canzoni più belle pensate già dal primo episodio, che è Hell is Forever, che è una canzone fichissima, veramente veramente bella, e se sapessi cantarla canterei, però purtroppo non so cantare. Nel frattempo che Charlie subisce un vero e proprio inferno, Buggy nell'hotel insieme a Nifty, Angel Dust e Alastor stanno provando a creare un teaser, un trailer del progetto Hazbin Hotel da mandare in televisione, così che magari alcuni demoni si possano convincere a provare questo esperimento dell'Hazbin Hotel. Dopo numerosi fallimenti, alla fine riescono a creare un vero e proprio spottino da mandare in televisione. Ma che succede? Nel finale dell'episodio, quando finalmente stanno mandando in onda proprio il loro spot, la trasmissione viene interrotta per annunciare che la data del prossimo sterminio sarà molto più vicina. E voi giustamente vi starete chiedendo per quale motivo. Semplice: Liut, il secondo in comando di questo esercito di sterminio dei demoni insieme ad Adamo, ha scoperto che un angelo è stato ucciso e fa vedere la sua testa proprio ad Adamo. Adamo ovviamente si incazza come una bestia e promette che la data dello sterminio sarà anticipata, e soprattutto la prossima volta, quando scenderanno, stermineranno tutti i demoni. Questo perché normalmente un demone non può uccidere un angelo, cosa in realtà falsa, perché in realtà si può uccidere un angelo sterminatore, basta usare un'arma del paradiso che in qualche modo nell'inferno possono essere prodotte. E adesso passo la linea a Sus e Scalo, sperando si comportino bene, per il seguito degli episodi. Quindi vediamo che cosa combinano. Ma salve, allora, ma che ritorno in gran classe con il vostro Sus versione Angel Dust. Guardate che bei capelli, e ho il dentino e il vestitino. E adesso suono e sta... guardate, sono Charlie Scheletro. Ho i capelli, ho altri capelli, e c'ho il vestitino rosso. Guarda, guarda, guarda. Damn, questa finirà come miniatura del video, vedrete. E allora, direi di partire subito, lo so, potrei muovere i miei capelli incredibili. Garnier. Guardate quanto è bello il vostro schema con i capelli, anche su i capelli.
viva i capelli! Ecco appunto, il mio vestitino quanto è carino! Ditemi voi un programma che ha dei costumi incredibili così. Tra l'altro sta per diluviare e dobbiamo finire il video. Velocissimi! Allora, episodio 2, che si intitola La radio ha ucciso la star del video. Ed è un riferimento proprio a Alastor e questo personaggio incredibile che si chiama Vox. Ed insieme a Valentino e Velvet sono praticamente il Team Rocket dell'Asmin Hotel, vero Sus? E diciamo che loro tre, come dire, cercano di conquistare l'inferno. Ecco, ognuno di loro è bravo in qualcosa. Valentino è bravo nella moda. E Velvet è quella che fa più le cose social. E invece Vox è quello che controlla la televisione incredibile. Quindi Godoverse TV all'inferno sarebbe governata da Vox. Noi governiamo la nostra televisione. Che succede incredibile? Vox, che tra l'altro ha un passato sus nei confronti di Alastor, che tra poco vi diremo, scopre che Alastor è tornato e che sta aiutando Charlie nell'Asmin Hotel. Questa cosa no, non va bene nei confronti di Vox. Infatti Vox dice dopo 7 anni è ritornato e infatti si scoprirà più avanti che il motivo per il quale Vox c'è la morte con Alastor è perché Alastor ha rifiutato anni fa di entrare a far parte del gruppo incredibile con loro e quindi Vox se l'è legata al dito Zeus. E che succede? Il nostro Vox arruola Serpentus, vero sua maestà, che avrete visto sicuramente nell'episodio che stava su YouTube. Si dice avesse un ruolo minore, ma poi tramite la community ha avuto un ruolo maggiore. E che succede? Serpentus va nell'Asmin Hotel e tutti giustamente dicono: ah, ma questo è un po' sus, ci vuole aiutare, è contro di noi, è con noi. Perché all'inizio lui è sotto i comandi di Vox, quindi lui fa finta di interessargli tutta questa cosa dell'Asmin Hotel, ma in realtà non gli importa assolutamente niente. E infatti avremo una rivalità proprio tra vai sus, wow! Esatto, infatti Serpentus diciamo che ha una rivalità all'inizio proprio con Angel Dust, perché Serpentus fa tutto il sus e Charlie va tutta in brodo di giugio nei confronti di Serpentus e Angel Dust dice qui c'è del sus. E infatti è proprio grazie a Angel Dust che si scopre che Serpentus è un mezzo traditore, però alla fine diciamo verrà perdonato e diventerà un membro cardine dell'Asmin Hotel, quindi finisce bene per lui, altrimenti Vaghi lo ammazzava. E il vostro sus Dust si arrabbia, non mi fate muovere i capelli, mamma mia. E quindi l'episodio finisce con Serpentus che viene perdonato, inizia a far parte dell'hotel incredibile e il nostro Alastor prende una specie di chip incredibile che aveva Serpentus e fa una battuta incredibile a Vox che si arrabbia. Ovviamente la canzone che fanno loro due, che si chiama Stay Gone, incredibile, dove Vox parte tutto carico e maltratta Alastor, ma poi Alastor, guardate che fa, Alastor poi quando fa il suo pezzo incredibile mette un cagotto a Vox che se ne va con la coda fra le gambe. Episodio 3, uova strapazzate, come quelle che ci vorremmo mangiare adesso, ma il cameraman ancora non ci ha cucinato. Comunque è incredibile, vai sus, parti tu, woo! Allora, in questo episodio succede veramente di tutto, mi splende pure il dentino. Diciamo che nella prima parte dell'episodio c'è un pochino di litigi incredibili con il nostro Serpentus, perché lui diciamo che dice adesso lui a tutti gli effetti vuole far parte di questo hotel incredibile. E giustamente lui si porta appresso queste specie di uova che sono praticamente dei suoi minion, vi mettiamo una foto, guardate che lavoro di editing, eccola qua. E giustamente gli dicono, oh, se ti devi comportare bene, lascia stare queste povere ovetta che le maltratti. E allora le ovetta vengono affidate a Alastor, che va a fare dei giri incredibili, mentre Serpentus cerca di ambientarsi nell'hotel incredibile. Questo perché, adesso arriveremo a questa foto incredibile, il nostro Alastor incredibile va a fare il Chad nella città incredibile, portandosi appresso questa ovetta incredibile, e incontra un tizio veramente sus, che si chiama, se non sbaglio, Zestia. Vi faccio vedere una foto, ecco Zestia. Che anche lui è un overlord, infatti questa ce l'abbiamo la foto, guardate. Questo è Alastor, questa è Rosie che poi scopriremo nell'episodio pre-finale, questa è una super lupotta che piace a Sus. Step on me! Questa è Carmilla, che diciamo che è il capo degli overlord, se così possiamo dire. E questo è uno scheletro. Cos'è uno scheletro? Pussabia, inutile, brutta copia di uno scheletro. E quindi si scopre che Alastor e Zestia fanno parte della categoria degli overlord e ogni tanto fanno delle riunioni degli overlord incredibili. E qui succede una cosa sus, vai sus, woo! Si parla giustamente di paradiso, inferno, tutto il casotto che è successo. E a un certo punto arriva la nostra Velvet, che fa parte del gruppo con Vox, come vi dicevamo prima, e con Valentino. E lì parte una super canzone incredibile tra loro due, che se ne dicono di tutta ragione, perché Velvet ha scoperto che è della testa dell'angelo morto e giustamente dice, ah, ma c'è qualcuno qui sus che ammazza gli angeli sterminatori, giustamente dice, ah, tu Carmilla hai le armi sus, potresti combattere contro gli angeli, non lo fai, e gli dà della mammina che ci tiene alla figlia, cosa che tra l'altro è vera, si scoprirà che lei ha ucciso l'angelo per proteggere le sue figlie, quindi best mommy per palesemente. Fanno questa canzone incredibile, se ne dicono in tutti i colori, e c'è quella frase incredibile di Alastor che a fine episodio dice, ah, this was a nice meeting, anche se non è successo un cazzo, sono contenti che è successo il meeting, perché si è parlato di questo argomento incredibile. Tra l'altro nel finale
si vede uno degli ovetti che Alastor si era portato, scoprì anche lui che l'angelo è stato ammazzato da Carmilla, ed è lui stesso che lo rivela a Alastor, che gli dice: ehi, vedi te state buono nel non rilevare i segreti. Poi tornano all'albergo, si scopre che in albergo stanno facendo gli esercizi di fiducia che si lanciano incredibile e bisogna prendere la persona che cade. Secondo voi funzioneranno questi esperimenti? Assolutamente no, non è che c'è molta fiducia. E quindi l'episodio si conclude con Serpentus che dorme e l'ovetto che dice il segreto a Serpentus, ma Serpentus non ci crede perché dice: ah, queste cose non possono accadere, incredibile. Andiamo al prossimo episodio. Episodio numero 4, questo c'è Valentino incredibile, si chiama Masquerade. Tra l'altro guardate quanto è bello Valentino che è una farfalla. E tra l'altro piccola chicca, ci stanno dicendo dalla regia che Valentino ogni volta che parla hanno messo in post-produzione negli episodi un rumore che a quanto pare è un rumore che fa la falena nella vita reale. Ragazzi, questa cosa è vera, cioè l'abbiamo trovata online questa cosa. Hanno messo in editing che lui fa dei suoni sus come le falene giganti, perché lui è una motta. Il Moth Meme, ve lo ricordate? E quindi lui fa i suoni delle falene perché è una falena. Così, vai su, perché devo parlare io? Sei Angel Dust e sei collegato a lui. Vai su, che succede? Questo episodio gira attorno ai nostri eroi incredibili, Angel Dust e Ask. Perché questo? Perché diciamo che in tutto l'episodio Angel Dust è turbato, perché giustamente scopriamo che Angel Dust ha una vita di merda, possiamo dire, perché lui è una pornostar, tutto quello che vi pare, però lui viene picchiato da Valentino, viene abusato da Valentino e viene costretto a girare una marea di filmini hard che al vostro sus piacciono, però il vostro sus preferisce farli che subirli. Questa frase è un po' fraintendibile, però diciamo che è una frase potente del vostro sus. E soprattutto Valentino è contro il fatto che Angel Dust vada in questo hotel incredibile, perché non vuole che pensi al paradiso, lui vuole solamente continuare a sfruttarlo, perché Valentino, possiamo dire, è un grandissimo pezzo di non godo, ovvero sua maestà. Esatto, Valentino, vedi andare via, che se il vostro scheletro Charlie ti prende, ti riempi di pugni. E quindi che succede? Che a un certo punto Charlie è stanca del fatto che Angel Dust è abusato da questa brutta creatura e decide di presentarsi mentre Angel Dust sta registrando, e la cosa non va a finire bene, vero sua maestà? Infatti io sono Charlie e adesso parlo io. E la vostra Charlie scheletro incredibile arriva in questo edificio molto sus, dove appunto c'è un sacco di gente sus, nuda e non nuda, e c'è Angel Dust che sta per girare l'ennesimo film hard con Valentino che si arrabbia, e Charlie dice: no, tu puoi cambiare, non dare retta a lui, torna all'hotel. Alla fine viene picchiato da Valentino nel ripostiglio, esce e dice a Charlie: ah, devi andare via, fammi fare le mie cose. E Charlie tristissima se ne va via. E arriviamo alla parte più bella, perché per tutto il tempo Ask, fin dall'inizio della serie, continua a dire a Angel Dust che è un falso, che è un faker, che non ha mai mostrato il suo lato vero, perché giustamente Angel Dust si vergogna di far vedere il suo lato vero più tenero, e soprattutto si vergogna di dire che è legato a questo infame. Infatti guardate che foto incredibile, questa è la parte più bella di tutto l'episodio, cioè il momento dove finalmente l'amicizia di loro due sboccia. Dopo delle avventure in un bar e aver pissato dei demoni incredibili, finalmente Angel Dust decide lentamente di aprirsi nei confronti di Ask. Perché questo? Perché Ask e Angel Dust sono molto simili, lui è legato con un contratto terribile con Alastor e lui è legato con Valentino, quindi in realtà sono molto simili. E c'è questa canzone bellissima, adesso il vostro scheletro canterà, cof cof, lust. Il vostro scheletro sarebbe piaciuto cantare la canzone ma non sa cantare. Vai su, su! E sì, diciamo che in questo episodio ci sono due canzoni belle, insomma, c'è sia Loser Baby, You Are a Loser, Loser Baby, insomma, sta roba qua cantata da Ask, e poi c'è anche Poison che canta il vostro sus incredibile, che è terribile, con lui che viene picchiato e malmenato. E alla fine, dopo questa canzone incredibile, tra loro finalmente sboccia questa amicizia, perché si rendono conto di essere simili e Angel Dust smette di fare il faker, perché con uno come Ask ci si può parlare. Ora bene, episodio 5, letteralmente mio padre, in tutti i sensi, perché io sono Charlie e lui è mio padre, letteralmente il mio padre, padre, super padre, padre godoso, vero susso? Ragazzi, voi non potete capire questa scena incredibile, ma soprattutto quanto super daddy sia, take that depression, e se avessimo le paperelle faremmo pure le battute con le paperelle. Comunque, episodio 5, ma insomma sta, parla un po' a lei perché oh, tra l'altro guarda che faccia nifty Angel Dust. Comunque parliamo di questo episodio incredibile. Finalmente Charlie decide di chiamare il paparino e si scopre finalmente l'identità di Lucy, perché è letteralmente un personaggio incredibile. Diciamo che la relazione familiare di Charlie non è molto semplice, perché Lilith è una mamma un po' birbante e lui è un po' depresso perché fa un sacco di paperelle. Tra l'altro una paperella lanciafiamme ci servirebbe qui nell'ufficio, una paperella lanciafiamme. Chiederò al best daddy di fare un sacco di paperelli, incredibile. E alla fine Charlie chiama Daddy al telefono e decide finalmente di raccontargli questo progetto e di dire: papà, vieni a vedere tu con mani qui nell'Aspin Hotel e vedi se questa cosa è possibile. E finalmente Lucifer si presenta, incredibile. E subito parte una rivalità nei confronti di Alastor. C'è una canzone bellissima che tra l'altro l'avrete vista sicuramente su TikTok, su Instagram e tutti i vari social, che si chiama The Hell Greatest Dead. E poi c'è pure quell'altra che si chiama, come si chiama su quest'altra? More Than Anything.
E tra l'altro la canzone tra loro due è incredibile, che però finisce un pochino come di quella mano in bocca, perché guardate che succede. E a un certo punto compare lei, che si chiama Minzy. Ci dicono dalla regia che lei è uno di quei personaggi che a quanto pare ha un passato molto forte con Alastor, incredibile. È stato sviluppato in parte, cioè ti raccontano che hanno avuto una storia, che gli piaceva ubriacarsi nei bar insieme, insomma cose abbastanza stravaganti. E si scopre che lei è un po' una furbetta, perché lei all'inizio ti fa credere che è interessata a tutto questo progetto incredibile dell'Hazbin Hotel, poi in realtà si scopre che è scappata nell'Hazbin Hotel solo per scappare da un sacco di delinquenti incredibili. Allora Alastor va in modalità gigante, incredibile, divora tutti, e gli dice: se ritornerai qui a fare una brutta fine. Quindi Minzy, vai a comprare i giornali, però sì, esatto, Minzy, comportate meglio, io te lo dico. Però diciamo che l'episodio gira attorno a Denti. Infatti nel momento finale, quando lui finalmente canta con Charlie, all'inizio lui non ha fiducia in questo progetto, però non ha fiducia in questo progetto perché non vuole che lei si faccia male, non vuole che la figlia subisca tutti i dolori che lui ha subito. Parliamoci chiaro, Lucifer è un angelo caduto, quindi alla fine diciamo Lucifer crede nel piano di Charlie e gli prepara un incontro con il paradiso, e in quell'occasione Charlie cercherà di spiegare al paradiso che i peccatori, se si comportano bene, possono diventare buoni e andare in paradiso. Esatto, e infatti nel prossimo episodio la vostra Charlie con Buggy andranno in paradiso incredibile. Dopo questi episodi incredibili, cioè, andiamo a ubriacarci. Beh, si sono messi, dopo tutto quello che è successo, il bruco è morto, e c'è il nonno, vabbè, chiamo pure il King e cose, e ci andiamo a fare una bella bevuta, chiamiamo tutti, vabbè, ecco, andiamoci a ubriacare anche noi. Andiamoci a ubriacare pure noi. Quindi taglio incredibile, linea al cameraman, e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Finalmente posso continuare io. Episodio 6. Benvenuti in paradiso. Charlie e Buggy arrivano finalmente in paradiso, con la speranza che in paradiso, parlando con gli altri capi, possano riuscire a cambiare le cose. E qui vediamo una cosa un pochino sus, perché Buggy, diciamo, non è molto contento di andare in paradiso. E giustamente voi direte, vabbè, ci sta, è un demone. Che in parte ci può stare, no? È sempre un demone, sta in paradiso, non ti senti a tuo agio. E di questo ne parleremo tra poco. Vengono accolti da due serafini, uno più giovane e uno più anziano, che sono Sera, il capo dei serafini, e Emily, la serafina più giovane. Mentre passeggiano in questo luogo incantato, magico, pieno di alberghi a 5 stelle che neanche fosse Las Vegas, vediamo che Adam e Newt, scrutando da lontano, vedono proprio Charlie e Buggy. Giustamente dicono: che cavolo ci sono venuti a fare qui? E mentre Charlie va a esplorare il paradiso, arriva Adam, come sa fare solo lui, Chad Man style, con Newt, e qui scopriamo una cosa fortissima, cioè che Buggy in realtà era un ex angelo sterminatore, che per carità avrà ammazzato pure lei, immagino quanti demoni, si vede in un flashback, e lei salva un bambino demone. E questa cosa viene vista da Newt come segno di debolezza, viene letteralmente massacrata, perde pure un occhio, ed è in quel momento che viene salvata da Charlie, e Charlie si innamora perdutamente di lei. Ovviamente Buggy ha tenuto questo segreto sus nascosto, perché non vuole assolutamente rilevarlo a Charlie. E Adam dice: bene, se tu collabori con noi e impedisci a Charlie di convincere il paradiso che è una bella cosa convertire in demone, noi non riveleremo alla tua amata che sei in realtà una traditrice. Ovviamente Buggy non è molto d'accordo, e Adam dice: vedremo cosa succederà quando parlerà davanti alla corte del paradiso. Dopo questa bella bomba di lore incredibile, arriviamo a questo processo incredibile dove Charlie e Buggy parlano alla corte del paradiso, con a capo ovviamente due serafini, con Adam e Buggy di lato, e Charlie cerca di raccontare proprio l'idea dell'Hazbin Hotel alla corte più incredibile del mondo, e la situazione non andrà come pianificato. Attraverso un ologramma, se così possiamo dire, viene mostrato quello che sta succedendo all'inferno. Che sta succedendo all'inferno? Mentre ovviamente Charlie e Buggy sono in paradiso, Angel Dust e la sua combriccola di bellissimi personaggi dell'hotel incredibile hanno deciso di prendersi una serata libera e decidono di andare con Sherry Bomb, che anche lei tra l'altro era un personaggio che doveva avere un ruolo minore insieme a Serpentus, e poi vabbè, le cose sono cambiate, e decidono di andare in questa specie di discoteca slash nightclub dove ci sono delle gag incredibili con Serpentus e proprio Sherry Bomb, perché Serpentus si innamora tantissimo di lei e vorrebbe, come dire, fare cose, però Serpentus diciamo non riesce a fare il primo passo, e ci sono queste gag incredibili dove inizia un discorso e poi dice: sì, ma a tutti quanti. Tra l'altro, piccola chicca, spulciando il rete ho scoperto che la ship tra loro due, tra Sherry Bomb e Serpentus, non doveva esserci. Alcuni forum ho letto che era una ship che i fan di Hazbin Hotel volevano, e alla fine l'autrice stessa, riflettendoci un po', ha dato più spazio proprio a questo personaggio in questa serie. Bianca Nifty doveva avere un ruolo maggiore, paradossalmente. Nell'episodio pilota si diceva che Nifty aveva un legame molto forte con Alastor, che magari saremmo entrati di più nell'ottica di questa piccola pazza incredibile, e invece nella prima stagione diciamo che Nifty è un personaggio secondario. Immaginatevi tutto il paradiso che guarda, vedremo Angel Dust che protegge Nifty, regge poco l'alcol, quindi ha cominciato a fare dispetti a altri demoni, quindi la salva. Come vi avranno spiegato su Seschedro, Angel Dust è legato da un contratto con Valentino,
tantino come Ask lo è con Arstor. E nonostante questo, si prende un ceffone da Valentino, però li tiene testa. E giustamente Charlie in paradiso dice: avete visto che un'anima del dell'inferno può comportarsi bene. E qui notiamo una cosa sospetta, che mentre Adam continua a dire: ah, questo non è abbastanza, Emily, guardando Sera, giustamente dice: ehi, questa è una prova importante, no? E qui scopriamo una cosa incredibile. Verrà subito capita da Emily e da Charlie, cioè il fatto che in paradiso non si sa come far diventare un'anima dell'inferno pronta per andare in paradiso. Non lo sanno neanche loro. Infatti Adam si mette a ridere, comincia a insultarle: ah, avete visto, non è possibile che un'anima dell'inferno possa redimersi e venire qui in paradiso. E Charlie e Emily fanno questa canzone bellissima, che all'inizio è dal loro vantaggio, ovviamente finisce in vantaggio Adam e Lute, perché come può Adam non vincere qualsiasi gara musicale incredibile. E a malincuore viene rivelato proprio che Buggy è una tradizione. Charlie ci rimane malissimo, e con la mare in bocca questo processo, se così vogliamo, finisce con Adam che gli dice: voi sarete le prime a essere sterminate. E Emily rimane malissimo di quello che è successo, perché lei crede in Charlie, crede in questa cosa, e rimprovera Sera. E Sera gli risponde: meglio che certe volte non far domande, perché potresti fare la fine di Lucifero, facendogli intendere che tutto il mito di Lucifero, che è caduto al paradiso, angelo caduto e tutte queste cose belle, magari Lucifer sapeva questa cosa, voleva condividerlo, oppure sapeva un modo per far diventare un'anima dell'inferno pronta per il paradiso, e proprio per questo ha fatto la fine che ha fatto. Episodio 7. Dopo le scorribande che sono successe nell'episodio precedente, Charlie è chiuso in una stanza nell'Admin Hotel, e giustamente Vaghi ha dei sensi di colpa terribili. Di questo ne parla proprio appunto con i membri dell'hotel. E mentre Vaghi sta provando a riconquistare del coraggio per parlare a Charlie e dirgli il motivo per il quale gli ha nascosto tutto questo, Alastor invece zitto zitto va nella camera di Charlie. Charlie è disperata e non vede una soluzione al problema, soprattutto un modo per difendersi da uno sterminio angelico. Alastor si comporta da Sussman. In che senso da Sussman? C'è un motivo se Alastor è il best boy, lo possiamo dire. Vedendo Charlie disperata, dice di conoscere un segreto, di conoscere un modo per salvarsi dallo sterminio, facendo intendere che c'è un modo per fare il culetto agli angeli sterminatori, compreso Adam stesso. Ma giustamente dice: io ti rivelerò questa informazione se farai un patto con me, che se ci ripensate è quello che voleva fare dal primo episodio, no? Questo patto sus, senza però rivelare troppe cose, perché la storia è un personaggio abbastanza sus, no? Questa cosa del contratto secondo me tornerà nella seconda stagione, perché sicuramente c'è un collegamento tra Charlie, Lilith e Alastor, perché infatti quando Ask nel corridoio fa la battuta a Alastor che come lui ha le catene, anche lui ce l'ha, lui va in rage, quasi lo uccide, fa intendere quasi che ci sia qualcuno di superiore a Alastor per il quale Alastor è sottomesso, e l'unica è Lilith. Mi pare che nel primo episodio c'è proprio la battuta che Charlie non la sento tipo da 7 anni, e più avanti nella serie sentiamo dire proprio da Vox che Alastor è sparito da 7 anni. Però diciamo che della parte della scala sociale dei demoni, le razze, come funziona la gerarchia e tutto, ne preferirei parlare nell'episodio che farò in futuro su Eldova Boys, e lì si vedono altri Overlord, quindi vabbè, ne parleremo. Gli rivela questo segreto, ma in cambio vuole fare un contratto con Charlie. Charlie finalmente stringe la mano ad Alastor, cioè con questi effetti incredibili va a guisare: ah, che è successo? Non si scopre il favore che Alastor vuole. Probabilmente questo, tornando al discorso di prima, ci sarà nella seconda stagione, perché gli ha detto: quando sarà il momento tu farai una cosa per me. Magari solo Charlie può rompere il contratto che ha la storia con Lilith, no? Per fare un esempio, no? Gli rivela che esiste un modo per uccidere gli angeli sterminatori, e che la signorina Carmilla Carmine sa come fare, ovviamente perché la nostra Carmilla Carmine, che abbiamo visto essere a capo quasi degli Overlord, lei produce armi, e queste armi che lei produce sono proprio armi del paradiso che possono uccidere sia i demoni che appunto gli angeli sterminatori. E qui l'episodio si divide in due: da una parte abbiamo Charlie e Alastor che vanno in un quartiere sus dell'inferno dove ci sono i cannibali, si chiama proprio Cannibal Town, a reclutare un esercito per affrontare appunto nell'episodio finale gli angeli. E invece Buggy va a affrontare Carmilla Carmine per cercare di avere più armi possibile, e quindi gli episodi si dividono da una parte loro e da una parte loro. Charlie e Alastor arrivano a Cannibal Town, e qui incontro un altro personaggio sus che a quanto pare anche lei aveva un ruolo importante nella lore, perché come Mizzi anche lei è collegata al passato di Alastor, che si chiama Rosie, che è colei che governa e gestisce la città di Cannibal Town. Qui Rosie si comporta stranamente in maniera gentile nei confronti di Charlie, e non me l'aspettavo, se non me l'aspettavo un personaggio più rudo, invece si comporta subito come una mamma quasi nei confronti di Charlie, e gli dice chiaramente: se vuoi convincerli devi tentare, devi fare in modo che tutti siano con te, perché se tu ne convinci uno, ne convinci tutti. Cioè, questo momento di canto incredibile, quella canzone è anche molto molto carina, e di fatto lei riesce a conquistare il cuore dei cannibali, che sono pronti a combattere per loro, perché parliamoci chiaro, i cannibali non gli pare vero de magnampo de angeli, diciamo le cose come stanno. Dall'altra parte, per Buggy va un po'
diversa, perché sì, deve convincere la buona Carmilla. Però Carmilla, diciamo, è una donna un po' autoritaria, infatti affronta Vaghi e gli dà un sacco di botte. Parliamoci chiaro, Carmilla mena parecchio la signorina, tra l'altro gli rivela che aveva capito fin da subito che Vaghi era un angelo sterminatore, gli fa pure la battuta, e dopo un combattimento brutale dove Vaghi dimostra di essere una coraggiosa guerriera, Carmilla dice ok, vi aiuterò, e gli concede le armi, prova per difendersi dagli angeli. E l'episodio si conclude davanti all'hotel dove Charlie e Vaghi si riuniscono, si chiedono scusa a vicenda e tutti quanti si preparano al combattimento finale che ci sarà nel prossimo episodio. Episodio 8. Lo spettacolo deve continuare. The show must go. Ci sono tanti episodi belli, però l'episodio finale è proprio la creme del godo. Cioè, veramente di tutto. E poi parliamoci chiaro, io dal primo episodio che volevo vedere menà le mani, e qui devo dire che se ne danno di santa ragione. Perché l'episodio inizia subito, con tutti i nostri eroi pronti, con tutte queste armi incredibili. Si apre ovviamente il portale e Adam arriva con una cattiveria incredibile, con il suo esercito di angeli sterminatori, con Lute, ovviamente, che vuole ammazzare Vaghi nello specifico. Spero di riuscire a mettere un po' di immaginine carine, perché qui c'è veramente di tutto. Prima cosa, Alastor che sbattendo il bastone crea una questa specie di sfera incredibile, che è uno scudo. Adam si arrabbia e da questo mega pugno incredibile spacca lo scudo, che è servito fino a prima a difendersi dai primi angeli, infatti stavano cominciando già a crepare un sacco di angeli sterminatori, e abbiamo lo scontro fra Adam e Alastor. E la cosa più divertente di tutte è che mentre c'è lo scontro fra Adam e Alastor, dall'altra parte abbiamo Vox che commenta e gode in maniera incredibile tutte le volte che Alastor prende le botte. E quindi ci sono queste scene assurde di Vox che festeggia, che sono incredibili. E infatti lo scontro tra loro due, proprio nel momento in cui Alastor sembra in vantaggio, Adamo, come dire, dice devo fare sul serio, sfodera questa specie di ascia chitarra, distrugge il bastone a Alastor e gli dà un colpo, e Alastor svanisce. Vox impazzisce perché pensa che Alastor sia morto. Spoiler, non è morto, ricomparirà nel finale. Però per un attimo ti fanno credere che Alastor possa essere crepato. Sirpentus, dopo aver confessato il suo amore per Cherry Bomb, va all'attacco di Adamo e viene letteralmente one shottato. Non sto scherzando, quella scena è incredibile. Credo che letteralmente Adamo neanche lo tocchi. Questo ovviamente carica tutti quanti a ammazzare sempre più angeli perché vogliono vendicare il loro compagno. E qui arriviamo alla creme della creme, perché Charlie fa letteralmente in rage, cambia forma ed è bellissimo perché fa diventare i due capretti, diventano due draghi, e le attacca con un drago Adamo e l'altro drago attacca Lute. Il primo drago viene ammazzato da Lute, il sacrificio di quel drago serve proprio a Vaghi per attaccare Lute. Infatti loro due finiscono a combattere nell'hotel con Vaghi, che alla fine batterà Lute, non la uccide. Diciamo che dopo che gli crolla mezzo edificio addosso, Vaghi va ad aiutare Charlie e Lute rimane lì schiacciata e sopravvive di fatto lei. E in questo momento la situazione non sta andando benissimo, perché Charlie combatte duramente contro Adamo, ma Adamo è troppo forte, infatti lei prende un sacco di pizze. Ma proprio nel momento incredibile dove Charlie sta per morire, arriva Lucifer, proprio Chad Man, arriva proprio con il pugnetto tattico, pugnetto su Adamo. Subito Chad salva la soffietta e comincia questo combattimento, diciamo la prima parte del combattimento tra Adamo e Lucifer. C'è una cosa che ho adorato, perché nella prima parte dell'incontro Lucifer costantemente fotte Adamo in tutti i sensi, gli rinfaccia pure il fatto di essersi fatto la sua mogliettina. Infatti lui si trasforma in serpente, in vari animali per dargli fastidio. Allora Adamo va in rage, anche lui fa un super colpo che distrugge l'hotel e colpisce quasi gravemente Charlie. E allora lì Lucifer snappa, va in rage mode, anche lui letteralmente distrugge Adamo, gli dà un cazzottone per terra, lo continua a riempire di mazzate e gli rompe l'elmetto. E qui scopriamo che Adamo ha una faccia umana. Bellissimo il design, tra l'altro, di Adamo senza elmetto. E tra l'altro, piccola chicca, da quello che ho letto, l'aspetto di Adamo nella serie, se non sbaglio, è una citazione all'attore che ha doppiato Adamo. E che succede? Vogliono all'inizio risparmiare Adamo, nonostante quello che ha fatto. Allora dice, ah, io tornerò. All'improvviso tu vedi un coltellino così, zac, che entra nella pelle di Adamo e il Nifte alle spalle lo trucida di coltellate, con Vox che fa questa faccia incredibile. Di fatto Nifty è la vera regia dell'inferno, cioè Nifty for president, quindi letteralmente Nifty final boss confermato dell'inferno. Ovviamente dopo la morte di Adamo tutti gli angeli scappano, con Lute che promette vendetta nei confronti di tutti quanti. Dopo che tutti si sono abbracciati, tutti sono contenti di essere sopravvissuto, Lucifer ovviamente dice a Charlie, te l'avevo detto che sarebbe stato difficile, però questa è una grande vittoria nei confronti del paradiso. Ovviamente con i poteri di Lucifer si ricostruisce tutto quanto, c'è questa canzone molto molto bella, l'hotel viene ricostruito meglio di prima, vi vengono fatti vedere Vox, Valentino e Velvet che sono felici che Alastor sia morto e programmano di conquistare l'inferno. Questa cosa probabilmente la vedremo nella seconda stagione. Alastor torna in mezzo a tutti quanti e la scena finale è bellissima, e tra l'altro loro non lo sanno, quindi lo scopriranno nella seconda stagione.
la scena prima della chicca finale è proprio il paradiso, dove c'è Emily e Sera che stanno lì a aspettare che qualcuno arrivi, però lì non arriva mai nessuno al paradiso, e si ritrovano Sirpentus versione angioletto, che è bellissimo, tutto kawaii, tutto carino, e arriviamo alla scena finale incredibile che ha mosso le fantasie più sus dei fan di Asmino Hotel, me compreso, con Lyuth che arriva in una spiaggia paradisiaca letteralmente e trovano Lilith, che tantissima roba Lilith, e gli dice: Adam è morto, ora sono cavoli tuoi, nel senso questo, cerca di risolvere la situazione. Questo quindi apre a molte teorie, quindi nella seconda stagione potremo vedere Lilith che scende nell'inferno e fa il culo a tutti, perché secondo me Lilith è fortissima, attaccherà probabilmente Lucifer, attaccherà Charlie. Lilith sta in paradiso, quindi magari le aveva fatto un accordo con Adam e Lyuth, e ovviamente c'è tutto il collegamento secondo me pure con Alastor, insomma qui c'è veramente tanta carne al fuoco. E con questa ansia nei confronti di cosa combinerà lì, finisce la prima stagione di Asmino Hotel, che è stata veramente sublime. Che dire, ragazzi, personaggi incredibili. Non ne ho parlato nello specifico uno per uno, però ve li ho citati durante gli episodi, vi ho raccontato come effettivamente tutti i personaggi sono belli, ragazzi. Vox avrei voluto ci fosse di più, però secondo me nella seconda stagione lo rivedremo, come Valentino e come Velvet, loro tre secondo me li rivedremo nella seconda stagione. Per quanto riguarda il cast principale, Alastor è incredibile, Charlie è adorabile, Angel Dust sus lo adora, tutti hanno il loro spazio, tutto funziona ed è tutto meraviglioso. Per carità, ripeto, c'è chi ha più screen time e chi ce n'ha di meno, c'è chi è il personaggio principale e chi è un personaggio secondario, però ripeto, sono veramente veramente belli tutti quanti. La storia è intrigante, ci sono un sacco di punti di domanda che secondo me si svolgeranno nella seconda stagione, ma anche come prima stagione è bella solida. Se pensate a tutto quello che vi ho detto prima, che tutto è iniziato da un sogno, si è avverato su YouTube e poi è diventato così, ragazzi, ripeto, se il Godoverse arrivasse a fare queste cose, mamma mia, voi non avete idea della lore del Godoverse. Personaggi incredibili, storia mi è piaciuta da morire, hype per la seconda stagione, assolutamente sì, vedremo che succederà. Ragazzi, che il Godo sia con voi, spero di continuare a fare episodi di 4 che vi godo un pochino, sapete, no? Un pochino più fast, incredibile, però già arco nuovo, e già c'è stato il video su Elimination Chamber e questo qui, che tra l'altro ho registrato tutti e due oggi, ragazzi. Sto senza voce, non avete idea, mi grude il naso. In realtà ce ne avrei parecchi da fare. Probabilmente il prossimo, se ci riesco, sarà su un manga, come l'anno scorso vi parlai del manga di Eri Love, no? Della ragazza quella alta, 8 metri, incredibile. Potrei parlarvi di un altro manga simpatico che ha a che fare con le succubi, una cosa abbastanza simpatica. Poi potrebbe essere un episodio proprio su di loro. Che godo sia con voi e ci vediamo nel prossimo episodio. Sigla!